Milano Pavia News, edizione di mercoledì 13 marzo. Buonasera e ben ritrovati. Andiamo subito a vedere le principali notizie della giornata, come sempre nel nostro sommario. Il sindaco di Pavia Massimo De Paoli non torna indietro e conferma le sue dimissioni effettive dal 31 marzo. In città intanto cresce l'attesa per le comunali e per il nome del candidato della Lega. I lavori sul ponte della Becca si faranno solo nelle ore notturne. La decisione della provincia è stata presa per limitare i disagi al traffico. L'intervento dovrebbe terminare a fine mese. I consorzi irrigui della pianura padana lanciano l'allarme. A causa della siccità c'è il rischio di non avere acqua a luglio. Preoccupa soprattutto la coltivazione del riso. Alla raffineria di San Nazaro de Burgondi è stata organizzata una simulazione di incidente per testare le procedure di emergenza. La simulazione non ha coinvolto però la popolazione. I ragazzi del liceo Modeo di Mortara hanno realizzato un cortometraggio contro il bullismo, un'iniziativa nata dal progetto di alternanza scuola-lavoro promosso dalla Caritas. A Stradella il grande fisarmonicista Richard Gallianò ha inaugurato il Festival del Ridotto, un grande evento per il pubblico ma anche per i tanti musicisti arrivati in città. E allora questi titoli del nostro telegiornale, lo avete sentito, apriamo con la politica. A Pavia sono giorni delicati dopo le dimissioni del sindaco Massimo De Paoli. I partiti di centrosinistra ieri avevano lanciato un appello al senso di responsabilità per convincere il primo cittadino a cambiare idea. De Paoli però ha confermato che le sue dimissioni sono irrevocabili e che saranno effettive dal 31 di marzo. Mario Fortunato. Le mie dimissioni diverranno efficaci e irrevocabili dal 31 marzo. Ha scelto la sua pagina Facebook Massimo De Paoli per spegnere le voci circa un possibile passo indietro. Quel ritiro delle dimissioni, chiesto a gran voce dal segretario regionale del PD Peluffo, dal partito a livello locale e dalle liste che compongono la coalizione di centrosinistra. Ma il comune continuerà la sua normale attività fino a quel giorno. Dall'11 aprile, ovvero 45 giorni prima delle elezioni, inizia per legge il periodo in cui si possono adottare provvedimenti di ordinaria amministrazione. La conferma delle dimissioni, ha spiegato De Paoli, lascerebbe scoperto un periodo di 10 giorni, ma il percorso tra l'ormai ex sindaco e il centrosinistra potrebbe proseguire con nuovi incarichi, come confermato al nostro telegiornale dal segretario del PD Michele Lissia. Avete pensato a un ruolo per De Paoli? Abbiamo come giornalisti immaginato l'ASM, un tema di cui si è molto interessato, o altre partecipate del comune che hanno necessità di avere una figura di questo tipo? Allora, innanzitutto premetto che Massimo De Paoli, e questo è il più grande riconoscimento che gli dobbiamo, non è una persona innanzitutto attaccata alle poltrone e non è una persona che concepisce la politica come un luogo di baratto, una persona seria, competente e nello stesso tempo molto coerente. Quindi se noi andassimo da Massimo De Paoli per proporgli una poltrona, ci manderebbe a quel paese e avrebbe ragione. Io questo discorso l'ho fatto in faccia, parlandone con lui faccia a faccia, e ci siamo trovati in sintonia. Devo dire che Massimo De Paoli ha anche diverse competenze, per esempio una sensibilità ambientale spiccata, quindi per alcuni ruoli probabilmente sarebbe molto adatto, non solo i ruoli di, diciamo, della politica dei servizi in ASM, ma anche Pavia, per esempio, è immersa nel Parco del Ticino, e tutti i ruoli che in qualche modo potessero potenziare la figura di Pavia nel Parco del Ticino e svilupparne, diciamo, da un punto di vista politico i vantaggi che ne possono derivare, Massimo De Paoli sarebbe sicuramente perfetto. ASM o Parco del Ticino, le prime ipotesi messe sul tavolo, ma bisognerà capire cosa ne pensa lo stesso De Paoli, rimasto scottato dalla decisione del PD di non ricandidarlo. Nel frattempo però il segretario cittadino Lissia continua a predicare unità in vista del 26 maggio. Naturalmente, ripeto, sono discorsi che si fanno. Il problema principale rimane che dobbiamo andare tutti uniti. Il ruolo di responsabilità e nello stesso tempo di competenza che Massimo De Paoli può ricoprire di qui in avanti sarà riconosciuto automaticamente e in modo del tutto naturale. Quale sarà insomma il futuro di De Paoli resta ancora tutto da chiarire, ma intanto si avvicina la data delle elezioni comunali nel capoluogo. Anche il centrodestra sta riflettendo sul nome del candidato sindaco che dovrebbe appunto spettare alla Lega. Il più probabile al momento è quello di Fabrizio Fracassi, già assessore nella giunta Cattaneo. Sentiamo.
La partita nel centrodestra si deciderà in serata. Ad Arcore dovrebbe andare in scena infatti l'incontro tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Sul tavolo, tra i tanti temi di discussione, la scelta dei candidati sindaco in vista delle elezioni del 26 maggio. Un faccia a faccia che interessa molto da vicino anche Pavia. Nel capoluogo Forza Italia ha annunciato la candidatura del suo capogruppo in consiglio comunale, Antonio Bobbio Pallavicini, mentre nella Lega la scelta è ancora ufficiosa. L'ex assessore Fabrizio Fracassi è il nome approvato dal direttivo cittadino del Carroccio, ma il ministro Gianmarco Centinaio starebbe spingendo direttamente sul vice premier per candidare il suo consigliere giuridico, Pietro Trivi. Una situazione piuttosto ingarbugliata a livello locale, che solo l'intervento dei vertici dei due principali partiti della coalizione di centrodestra può districare. Un quadro arricchito dalla realtà civica Pavia Prima, che nel corso dell'ultimo weekend ha a sua volta deciso di lanciare una candidatura, ovvero Maurizio Gnutta. Tre nomi dunque per un solo posto, difficile fare previsioni, anche se soltanto due giorni fa il segretario del Carroccio Salvini ha annunciato che il candidato sindaco di Pavia sarebbe stato espressione della Lega. Una fuga in avanti che potrebbe trovare conferma dopo il vertice di stasera ad Arcore o essere clamorosamente smentita. Parliamo d'altro, sono partiti in questi giorni i lavori di messa in sicurezza del ponte della Becca. La provincia, per limitare al massimo l'impatto sulla circolazione, ha istituito un senso unico alternato tra le 21 e le 6 del mattino fino al 30 marzo, tempi più lunghi quindi per i lavori ma con disagi limitati soprattutto alle ore notturne. Per completare i lavori sul ponte della Becca i disagi saranno ridotti rispetto alle previsioni. L'istituzione del senso unico alternato riguarderà infatti soltanto le ore notturne a partire dalle 21 di mercoledì e fino alle 6 del mattino successivo. Si andrà avanti così per le prossime settimane fino al 30 marzo compreso. È quanto reso noto la provincia di Pavia, che dopo una lunga trattativa ha trovato un accordo con la ditta che sta eseguendo i lavori, che in un primo tempo aveva chiesto la chiusura parziale durante il giorno. Il cambiamento permetterà di creare meno disagi, ma al contempo potrebbe allungare il tempo di esecuzione dei lavori di alcuni giorni. L'intervento mira a ridurre le infiltrazioni di acqua verso la struttura in ferro del ponte e quindi a limitarne la corrosione. Oltre ai lavori di impermeabilizzazione, verranno inoltre allungate le protezioni di sicurezza ai lati delle carreggiate sulla rampa di accesso al ponte nel comune di Mezzanino. Un intervento, questo, funzionale al recupero previsto della casa cantoniera, che dovrebbe diventare in futuro un punto di aggregazione per le associazioni e di attività di promozione del territorio. E mentre procedono dunque i lavori di messa in sicurezza del vecchio ponte, tra le riunioni dei comitati e le scadenze istituzionali continua il lungo viaggio verso la creazione del nuovo ponte. Tra pochi giorni, il 18 marzo per la precisione, scadranno i termini per la presentazione delle offerte per la redazione dello studio di fattibilità finanziato dalla regione con 800.000 euro. Entro l'estate dunque è attesa l'aggiudicazione della gara e dentro un anno circa lo studio dovrebbe essere completato. Poi scatterà la fase 2, quella della progettazione vera e propria, per cui serviranno, secondo le prime stime, fra i 4 e 5 milioni di euro e altri anni di lavoro. Dopo, e soltanto dopo, sarà possibile, fondi permettendo, aprire il cantiere del nuovo ponte. Voltiamo pagina. I principali consorzi irrigui della pianura padana hanno lanciato l'allarme: a causa della siccità c'è il rischio di arrivare a luglio senza acqua sufficiente per la coltivazione del riso. I consorzi consigliano allora agli agricoltori di seminare il prima possibile per evitare di trovarsi senza acqua nel momento clou del ciclo produttivo. Paolo Barni. C'è una possibilità davvero elevata di arrivare al mese di luglio senza acqua sufficiente per consentire al riso di completare il suo ciclo produttivo. L'allarme è preoccupante perché arriva direttamente dai principali consorzi irrigui della pianura padana: Est Sesia, Ovest Sesia e Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese hanno infatti diramato un comunicato congiunto in cui consigliano caldamente agli agricoltori di seminare in fretta e non aspettare, perché potrebbero trovarsi senza acqua al momento decisivo. Non è compito di un consorzio irriguo dire ai propri agricoltori come coltivare, ma è suo dovere evidenziare la criticità e governare i cambiamenti in atto, si legge nella nota. C'è insomma fortissima preoccupazione a causa della scarsa quantità di neve presente sulle montagne, del basso livello dei fiumi e della situazione del Lago Maggiore, attualmente a meno del 20% della capacità di invaso. Il consiglio dei consorzi di irrigazione ai risicoltori è di tornare, almeno per quest'anno, alla tecnica tradizionale della pesta, in modo
modo da sommergere le risaie già ad aprile. Seguendo la tecnica della semina per file interrate, la più in voga nei tempi recenti, in quanto agevola le attività nelle delicate prime fasi di vita del riso, si arriverebbe a una grande richiesta di quantità d'acqua a maggio, quasi in concomitanza con la prima bagnatura del mais, con la conseguenza che il sistema potrebbe non reggere a lungo. Bisogna utilizzare al meglio la poca risorsa disponibile, scrivono dei consorzi irrigui, e trovare un punto di equilibrio tra le nuove tecniche di coltivazione, la disponibilità idrica e le esigenze ambientali. Siamo alla cronaca. Furto nella notte tra sabato e domenica alla Baramiciona di Casteggio. I ladri hanno sfondato la porta d'ingresso e hanno poi svaligiato la cassaforte e le slot presenti all'interno del locale. Un colpo da professionisti messo a segno in pochi minuti. Ermanno Bidone. Ancora le slot nel mirino dei ladri, l'ultimo colpo in ordine di tempo è stato messo a segno a Casteggio in un bar di via Guglielmo Marconi, dove i malviventi, probabilmente una banda specializzata in questo tipo di spaccate, sono riusciti ad entrare a svuotare le casse delle quattro macchinette presenti, dileguandosi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Secondo quanto hanno riferito alcuni residenti in zona, l'allarme sarebbe scattato attorno alle 3:30 dell'altra notte, quando i ladri sono entrati nel bar forzando la porta d'ingresso. A sentire le sirene sarebbero stati anche i titolari stessi del locale. Immediata la chiamata al 112, ma quando i carabinieri sono arrivati sul posto i banditi erano già fuggiti. Il bottino resta al momento ancora da quantificare, anche perché oltre ai soldi contenuti nelle slot i ladri sarebbero riusciti ad impossessarsi anche di quelli contenuti in una piccola cassaforte che è stata forzata. Il raid sarebbe durato soltanto pochi minuti, ma ha provocato danni senz'altro ingenti per diverse migliaia di euro. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Voghera. Un incendio ha distrutto questa notte due furgoni in corso Garibaldi a Mortara e ha danneggiato la sala cinesca di un negozio sfitto. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio avrebbe dapprima interessato un furgone, poi le fiamme si sarebbero propagate anche al secondo mezzo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno velocemente spento il rogo evitando guai peggiori. I mezzi appartengono a due ditte che lavorano all'interno della raffineria di San Nazaro, i cui dipendenti sono alloggiati in un albergo vicino. Le fiamme sono divampate attorno alle 3, gettando in allarme l'intero quartiere. Sono in corso le indagini da parte di carabinieri e vigili del fuoco per risalire alle cause dell'incendio. Rimaniamo in Lomellina, alla raffineria di San Nazaro de Burgondi è stata organizzata una simulazione di incidente per testare le procedure di emergenza. Dopo l'allarme, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Carabinieri si sono subito attivati. La simulazione non ha però coinvolto la popolazione. Vediamo. Questo quanto accaduto realmente il 1 dicembre 2016 con l'incendio all'impianto Eni Est della raffineria di San Nazaro. Questa invece è la simulazione di martedì pomeriggio che ha ricreato esattamente lo stesso incidente. Attorno alle 15:30 sono state attivate le procedure di emergenza simulata, coinvolte oltre all'Eni, la prefettura, la protezione civile, i vigili del fuoco, i carabinieri e le amministrazioni comunali. Nessuno sapeva che l'esercitazione si sarebbe svolta in quel giorno e in quel momento, in modo da simulare anche l'effetto sorpresa. Tutte le forze in campo comunque si sono immediatamente allertate. La simulazione serviva non soltanto per testare i sistemi più strettamente collegati all'emergenza, ma anche per provare le forme di comunicazione alla popolazione sia attraverso allarmi acustici per strada, sia con messaggi tramite SMS e social network. Ok, proviamo le radio, si sente bene? Le cose sono andate piuttosto bene e non si sono verificati particolari problemi. In queste ore tutti i soggetti coinvolti stanno effettuando l'esame delle procedure per evidenziare eventuali criticità o per rimediare a qualcosa che non ha funzionato perfettamente. La popolazione di San Nazaro e dei comuni circostanti non è stata direttamente coinvolta e quasi nessuno si è accorto di nulla, soltanto un viavai anomalo di mezzi di soccorso. Il test prevedeva una prima fase di emergenza interna e poi il passaggio all'emergenza esterna. In tutto è stato simulato senza naturalmente la messa in pratica degli avvisi alla popolazione per non creare un allarme ingiustificato. Ci spostiamo ad Abbiategrasso, dove diventa sempre più preoccupante la situazione del pronto soccorso cittadino. Dopo la chiusura del servizio nelle ore notturne, adesso c'è il rischio che l'intera struttura possa venire riconvertita in un punto di primo intervento. Felicia Buonomo.
Mentre è ancora in corso la raccolta delle adesioni per manifestare sotto il Pirellone per chiedere la riapertura del pronto soccorso dell'ospedale di Abbiategrasso durante le ore notturne, un nuovo spauracchio si affaccia all'orizzonte, perché l'assessore Giulio Gallera, dalle pagine del Corsera, ha dichiarato di voler verificare la sicurezza di tutti i pronto soccorso della regione ed eventualmente riconvertirli in punti di primo intervento, che tradotto significa che il pronto soccorso del Cantù di Abbiategrasso rischia la chiusura anche di giorno. Sono pressioni per evitare la manifestazione che stiamo preparando sotto il Pirellone. Noi comunque stiamo cercando di supportare i sindaci della Biatense perché si intervenga affinché nel POAS venga considerato il discorso della presa in consegna del presidio Magenta Abbiategrasso e Abbiategrasso diventi ospedale, ritorni a essere ospedale della Biatense. Stiamo chiedendo alle persone se sono disponibili ad arrivare con i mezzi oppure supportati da noi da sotto il Pirellone per manifestare quando la commissione terza deciderà degli obiettivi che si porranno per il nostro ospedale. Finora si parla di un 400 persone che sono disponibili a muoversi subito. Ma il primo cittadino, Cesare Nai, non ci sta, dichiarandosi pronto ad evitare ogni scenario negativo riguardo l'ospedale cittadino e richiamando a raccolta tutta la cittadinanza per portare avanti una battaglia che dura ormai da 2 anni. Da tempo stiamo promuovendo una mobilitazione, una sensibilizzazione di tutti i nostri cittadini perché si tenga alta l'attenzione e si tenga alta la guardia. Ci sarà sicuramente una nostra presenza e invito tutti i cittadini interessati alla questione ad essere con noi in Regione Lombardia, dove abbiamo chiesto un'audizione in Commissione Sanità. Ecco, in quell'occasione ci sarà anche la presenza, mi auguro, di tanti cittadini della Biatense per far sentire proprio la volontà del territorio di non voler assolutamente rinunciare a un ospedale che per noi rappresenta un punto di riferimento fondamentale. Adesso parliamo di una bella iniziativa. I ragazzi del liceo Amodeo di Mortara hanno realizzato un cortometraggio incentrato sul tema del bullismo. Si chiama Awareness, che significa ovviamente consapevolezza, ed è il frutto di un progetto di alternanza scuola-lavoro promosso dalla Caritas. Paolo Barri. Si intitola Awareness, consapevolezza, il cortometraggio scritto, prodotto e interpretato dagli studenti del liceo Amodeo di Mortara sul tema del bullismo in un progetto di alternanza scuola-lavoro promosso da Caritas. Il titolo del nostro progetto è appunto Awareness, dall'inglese consapevolezza, e il prodotto finale che verrà fuori da questo lavoro sarà un video che introdurremo agli studenti delle prime e delle seconde per sensibilizzarli e informarli sul tema del bullismo. Il video fa parte di un progetto più ampio che vedrà gli stessi autori del cortometraggio utilizzare quanto prodotto in una lezione di sensibilizzazione contro il bullismo che sottoporranno i loro compagni delle classi prime e seconde all'inizio del prossimo anno scolastico. I giovani oggi sono una categoria a rischio povertà, povertà culturale, povertà sociale, non sono certo io a dirlo, ma l'ultimo report di Caritas Italiana va proprio in questa direzione. Oggi ci accorgiamo che in realtà sono veramente poveri, sono a rischio povertà e marginalità. La trama di Awareness è stata creata unendo 4 storie diverse ideate da altrettanti gruppi di studenti all'interno della stessa classe. La protagonista di questo video è inizialmente una vittima, ma con il procedere di varie situazioni che lei affronterà scoprirà di essere diventata a sua volta una bulla. Il cortometraggio è stato girato con telecamera 360 gradi e potrà essere fruito con appositi visori. Attualmente si sta ultimando la fase di montaggio. Accanto al prodotto video, gli studenti stanno realizzando una serie di gadget abbinati al marchio Awareness con l'utilizzo di una stampante 3D. Abbiamo visto all'interno della proposta di Caritas la possibilità
e questo è stato sostenuto e ritenuto anche da parte dei genitori, di promuovere nei nostri ragazzi il loro bagaglio di conoscenze, di competenze in relazione all'utilizzo degli strumenti multimediali. Questo è stato un elemento decisamente positivo. A fianco di questo, ovviamente, in condizioni direi paritarie, altrettanto importante, è stata valutato l'impatto educativo di questo progetto. Caritas ci ha fornito molte tecnologie che nemmeno noi avevamo utilizzato prima, come la videocamera a 360 gradi, due visori VR, un Oculus Rift e una stampante 3D. Allora, il video è stato montato attraverso appunto la videocamera a 360 gradi e una volta che il prodotto sarà finito potrà essere visibile attraverso appunto i due visori VR, e la stampante 3D è stata utilizzata poiché abbiamo creato dei gadget che forniremo a ogni classe alla quale presenteremo il nostro progetto. Ci fermiamo per qualche istante, c'è la pubblicità, ma torniamo come sempre nella seconda parte con il nostro ospite e le altre notizie del telegiornale. Eccoci rientrati in studio, è arrivato il momento del nostro ospite, allora io saluto e ringrazio Paolo Iozzi, buonasera. Buonasera a tutti. Che è ovviamente del coordinamento regionale di Forza Italia, con il quale parleremo di temi piuttosto importanti e delicati, cioè quello delle infrastrutture, della viabilità, anche del pendolarismo. Partiamo proprio, signor Iozzi, dalle infrastrutture. A livello regionale facciamo una disamina di quello che serve a questa regione, che lo sappiamo, una delle più avanzate d'Italia, ma che ha bisogno di infrastrutture per continuare a crescere, continuare a produrre. Sì, grazie a Dio viviamo in una regione virtuosa sotto questo aspetto, perché la Lombardia vanta le infrastrutture più innovative di tutta Italia. Solo per fare qualche numero, conta 700 km di autostrade, 1000 km di strade statali, 10.000 km di strade provinciali e ben 58.000 km di strade comunali. Quindi comunque voglio dire è un numero importante, ma pensiamo anche che comunque rispetto alla Germania, che insomma è lo stato più vicino a noi, come indicazione di massima e di media per alcuni chilometri quadrati hanno un'incidenza di 64 km, mentre noi ne abbiamo circa 34, se parliamo della regione Lombardia. Quindi abbiamo motivi e anche incentivi per poter crescere, quindi sicuramente ce ne servono, certo, ancora. Certo. Possiamo fare qualche esempio. Noi abbiamo una Brebemi che, voglio dire, è un'opera importantissima che in questo momento si potrebbe anche pensare, immaginare a una gestione alternativa per essere più fruibile, in quanto attualmente lo stiamo utilizzando al 10% all'incirca, sì, probabilmente è sottoutilizzata. Poi abbiamo l'opera importantissima che ancora non ha concluso il suo iter, che è l'APE Demontana, dove, certo, sono circa 87 km, tanto per essere chiari, attraversa nord di Milano e unisce la zona di Busto Arsizio con la zona di Trezzo d'Adda. Quindi nel 2015 abbiamo, certo, avuto l'ultimo tratto ultimato, ma ne mancano ancora un po' di chilometri, certo, ma è talmente importante questa infrastruttura che conta circa 4 miliardi di investimenti ancora. Non male. E non male, assolutissimamente. Poi conosciamo tutti la tangenziale di Milano, quindi comunque voglio dire, certo, abbiamo un'infrastruttura importante che collega e mette in rete più province e comunque più regioni. In realtà, certo, adesso, certo, andremo ovviamente su una scala più regionale e più nazionale, tra virgolette. Poi c'è il tema delle infrastrutture invece a livello provinciale, ne abbiamo parlato tante volte. Nella zona di Vigevano forse il simbolo è proprio il ponte di Vigevano, che dovrebbe ancora venire completato. C'è qua stato un rallentamento nelle ultime settimane, la speranza ovviamente è che questi rallentamenti non si protraggano troppo a lungo.
Sì, vabbè, in realtà è triste dirlo, ma qui ovviamente c'è stato di mezzo anche un fallimento di un'impresa, quindi certo. Comunque è succeduta un'altra impresa che in questo momento ha avuto qualche cosa a ridire con il costo generale, certo. Quindi si è accorta alla fine che probabilmente c'era qualche numero che non tornava, quindi ci sono stati vari dibattiti fino ad arrivare poi a una valutazione anche da parte di un arbitrato, certo. Che non ha lasciato molto scampo l'impresa. Quindi adesso bisognerà capire la provincia che cosa riuscirà a fare per in qualche modo riprendere le sì. attività, anche sì. perché poi alla fine mancano 20 chilometri del tratto che è quello in piano e quindi sì. che unisce il ponte vero e proprio con la statale, certo. E quindi ci si augura che comunque il ponte venga finito, anche perché per Vigevano è fondamentale, è un tratto che smarca ovviamente quel nodo che poi è una doppia soluzione, perché il ponte che noi attualmente utilizziamo è un ponte che abbina il traffico degli autoveicoli con il traffico ferroviario e quindi una volta che in qualche modo si sistema e comunque il traffico verrà deviato su Ponte Nuovo, la ferrovia ovviamente, certo. Che ha già stanziato parecchi miliardi in Lombardia per le infrastrutture, sarà possibile e sarà tangibile comunque il progetto del raddoppio, certo, del binario su quel ponte, esatto, che in questo momento non è possibile per una ragione di proprio sopportazione dei, certo, carichi. Dettagli tecnici, dettagli però, tecnici. Insomma, sicuramente è un'altra di quelle opere da realizzare, se si vuole. Importantissima assolutamente per la nostra città. E arrivando proprio sulla città di Vigevano, un altro grande tema era quello del cavalcavia La Marmora, che a breve dovrebbe aprire al pubblico e alle auto. Sì, vabbè, a parte che è uscito anche sui giornali, quindi è andato bene il collaudo statico, quindi credo che non manchi più molto, qualche finitura, il tappetino, ma se tutto va come deve andare, mi sembra di aver capito che metà aprile, certo. Il cavalcavia dovrebbe essere aperto e quindi comunque decongestionare il traffico intorno all'ospedale, esatto. E quindi unire nuovamente tutte le arterie principali della città. Ovviamente tiene banco in questo momento anche la strada che unisce Vigevano a Abbiategrasso e Malpensa, e quindi fino alla rotonda di Magenta. La famosa superstrada di cui tanto si parla. Sì, che in realtà dobbiamo dire che alla fine è già arrivato con tutti gli iter ministeriali. In realtà la strada dovrebbe esserci già, o comunque la stazione appaltante, che in questo caso è ANAS, sì. Ormai dovrebbe appaltare, quindi comunque ci sarà il progetto definitivo e quindi attuativo, ma comunque è solo semplicemente il fatto di appaltare alle imprese. Quindi il fatto stesso che venga messa in discussione dal governo centrale e quindi comunque dal ministro delle infrastrutture, sì. Credo che non abbia fondatezza. Ecco, quindi è per questo che è solo un discorso di lungaggine, certo. Che a Vigevano fa male. Posso capire che ognuno mantenga le proprie posizioni, anche per gli ecologisti, che per l'amor di Dio ognuno ha le sue ragioni e ha il diritto comunque di porle sul tavolo, a livello politico ma anche a livello di progresso poi, in quanto le strade mettono in comunicazione, sì. Oltre che i privati, ma anche il commercio ne risentirebbe nel caso in cui non ci fossero arterie comunque stradali per arrivare in questo caso a Malpensa, dove abbiamo uno dei poli più importanti per il cargo e quindi comunque sia a livello commerciale importantissimo. Certo, certo. Chiudiamo con una battuta, sì. Anche sui pendolari, l'abbiamo accennata prima, la questione del raddoppio ferroviario, un altro, sì. Tema importante di cui si parla da tanto tempo, che è prioritario fare. Sì, è prioritario fare, ma se ne parla da
ventennio, un trentennio, sì. Non so, ecco, ormai non si contano più gli anni. Qui occorre che ci si metta insieme a grande voce e chiedere a RFI che effettivamente metta l'occhio e metta mano su questa arteria fondamentale che conta migliaia di pendolari giornalieri che vanno su Milano, sì. E quindi comunque è importantissimo per la città di Vigevano, che attualmente potrebbe dare anche delle chance in più per gli 8.500 disoccupati che, certo, noi abbiamo, certo, quindi su 63.000 abitanti, quindi è un numero interessante. Quando si parla di infrastrutture si parla anche di questo, insomma, di progresso e di lavoro. Assolutamente, infrastrutture è inteso in scienza sociale tutto ciò che è progresso. Grazie a Paolo Iozzi, ovviamente speriamo di rivederci, sì, presto con qualche opera conclusa. Speriamo, assolutamente. Una buona serata a tutti. Grazie ancora. Noi adesso andiamo a Corbetta, dove il comune ha vinto una causa contro un ex dipendente comunale che aveva chiesto 500.000 euro di risarcimento per essere stato licenziato, a suo dire, ingiustamente. Una vicenda che risale a 15 anni fa, pensate, che è stata risolta solo recentemente. Vediamo. 500.000 euro è quanto aveva richiesto un ex dipendente comunale facendo causa al comune di Corbetta. La vicenda risale allo scorso dicembre, quando l'ex dipendente ha chiamato a giudizio l'amministrazione presso la quale lavorava, chiedendo un risarcimento ingente, 500.000 euro, ma per vicende che risalivano a ben 15 anni fa. Una vicenda che si è risolta pochi giorni fa, quando il Tribunale del Lavoro ha accolto le tesi difensive del Comune di Corbetta, legate sia al merito della vicenda che alle tempistiche del ricorso. Ci siamo affidati a un avvocato, il nostro segretario generale, i nostri tecnici hanno preparato insieme all'avvocato tutti gli atti, le tesi difensive, che recentemente in udienza definitiva il giudice del Tribunale di Milano, del Lavoro di Milano, ha accolto, per cui abbiamo vinto questa causa. Rimane il rammarico che comunque l'amministrazione ha dovuto sopportare dei costi legali, però almeno abbiamo definito una situazione che poteva avere cause ben peggiori, cioè quindi 500.000 euro voleva dire bloccare gli investimenti del Comune di Corbetta per diversi anni. Una tesi difensiva predisposta dagli uffici del Comune di Corbetta che vertevano sul fatto come fosse inammissibile la causa in quanto trascorsi i termini ultimi, anche se la persona offesa puntava su una sentenza della Corte di Cassazione, ma diciamo che secondo noi erano trascorsi i termini e la causa era inammissibile. Puntava sul fatto che comunque nel merito non ci fossero non ci fosse la sostanza per poter, diciamo, sostenere la tesi del ricorrente, in quanto il rapporto di lavoro non si è finalizzato per una volontà del ricorrente stesso. Sono molto soddisfatto che anche questa volta il Tribunale di Milano ha sancito che gli atti del Comune di Corbetta, gli atti dell'amministrazione sono sempre stati corretti e sono inappuntabili. Ora facciamo un passo indietro e andiamo a vedere le principali notizie della giornata, come sempre nel nostro sommario. Il sindaco di Pavia Massimo De Paoli non torna indietro e conferma le sue dimissioni effettive dal 31 di marzo. In città intanto cresce l'attesa per le comunali per i nomi del candidato del centrodestra. I consorzi irrigui della pianura padana lanciano l'allarme: a causa della siccità si prevede di non avere acqua a luglio, a rischio c'è soprattutto la coltivazione del riso. A Stradella il grande fisarmonicista Richard Galliano ha inaugurato il Festival del Ridotto, un evento per il pubblico ma anche per i tanti musicisti arrivati in città per esercitarsi con lui. Allora, questi titoli del nostro sommario. Torniamo noi adesso ad Abbiategrasso, dove il sindaco ha nominato il nuovo assessore alla sicurezza. Si tratta di Alberto Bernacchi, che va a prendere il posto di Marco Mercati, dimessosi meno di 2 settimane fa a causa di dissidi interni con il partito. Vediamo. Morto un papa, se ne fa un altro, recita un vecchio adagio, e difatti non ha impiegato troppo tempo il sindaco di Abbiategrasso a correre ai ripari e sostituire Marco Mercanti, ormai ex assessore alla sicurezza, che si è dimesso nemmeno 2 settimane fa per alcune divergenze di veduta con la Lega Cittadina. Il testimone ora passa ad Alberto Bernacchi, leghista dal 1989, e a poche ore dalla nomina l'incontro con il comando di polizia locale, perché la sua delega al centro di questione
indagini spinose, a partire dal numero di agenti di polizia locale, attualmente 20, evidentemente pochi per una città di oltre 33.000 abitanti. È una sfida sicuramente importante in un settore che in questo momento è molto carente di personale, di conseguenza andrà organizzato in collaborazione con il dirigente, quindi con il comandante della polizia locale, in modo da ottimizzare quelle poche risorse che sono attualmente disponibili, con la promessa comunque già siglata col comandante di arrivare a un numero sufficiente di agenti per poter garantire e più sicurezza per la città, ma soprattutto anche il terzo turno che ci permetterebbe di coprire anche le ore, diciamo, tardo serali o notturne. Abbiamo sviscerato un po' tutti i problemi della polizia locale. Devo dire la verità che è stata una giornata particolarmente intensa, perché mi sono coricato, mi sembra di essere uscito da una centrifuga, però diciamo che abbiamo raggiunto veramente una certa sinergia, una certa empatia anche, che secondo me è molto importante. L'obiettivo strappato anche al sindaco è quello di arrivare a almeno a 27-28 agenti entro la fine del 2019. Quindi sarebbero 7 agenti in più, se possibile. Noi chiaramente contiamo molto sui bandi di mobilità. Questa è una città che comunque è anche bello viverla dal punto di vista dell'agente di polizia locale. Questo deve essere un messaggio che deve arrivare a tutti. Ammontano a 86.000 euro i debiti dell'FC Pavia con il Comune. Il caso era finito, ve lo ricorderete, sui banchi del Consiglio dopo un'interrogazione dei consiglieri di opposizione. La situazione debitoria potrebbe avere un peso anche per la futura gestione dello Stadio Fortunati. Mario Fortunato. Le indiscrezioni delle scorse settimane hanno trovato conferma nelle carte. Il Pavia Calcio ha debiti con il Comune per 86.000 euro solo per il 2017, mentre le somme dovute per l'ultimo anno non sono ancora disponibili. E il Mezzabarba non è stato di certo a guardare, come si evince da questo sollecito di pagamenti arretrati spedito alla società guidata dal duo Rasparini Brega. Un caso sollevato nelle scorse settimane e portato all'attenzione del Consiglio Comunale, dal consigliere di opposizione Nicola Gnutta con una instant question. E l'amministrazione cittadina interrogata aveva confermato l'esistenza del debito. Diverse le voci, come si può leggere dalle carte, che vanno a delineare la situazione debitoria del club di Via Alzaia. Vi sono due rate d'un saldo per il canone di concessione dello Stadio Fortunati da 17.700 euro, per un totale di oltre 53.000 euro. A questa somma vanno aggiunti 15.000 euro per le utenze del gas, 7.730 euro per la rete elettrica e 1.110 euro per l'utenza idrica nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2017 e altri 9.200 euro per l'elettricità tra gennaio e luglio 2018. Questo in attesa di conoscere gli importi dell'ultimo anno, non ancora disponibili. Insomma, se sul rettangolo verde i sogni di gloria di inizio stagione hanno lasciato spazio ai risultati opachi degli ultimi mesi, fuori la situazione non è di certo rosea. Una posizione debitoria che potrebbe avere un peso anche per la futura gestione dello Stadio Fortunati. Il prossimo 30 giugno scade infatti la convenzione per l'utilizzo dell'impianto, ma la nuova concessione non verrà rinnovata automaticamente alla società di Via Alzaia. Si procederà con una manifestazione di interesse e per il bando verranno fissati nuovi paletti. Parliamo d'altro. La famiglia dell'alpino Luca Barisonzi, ferito in Afghanistan 9 anni fa, ha partecipato alla kermesse Essere Donna Oggi a Vigevano, un'occasione per la mamma e la moglie di Barisonzi di raccontare com'è cambiata la loro vita dopo il ferimento di Luca. 9 anni dopo l'attentato in Afghanistan che costò all'alpino di Gravellona Lomellina Luca Barisonzi la possibilità di muovere le gambe e le braccia, e la sua famiglia a parlare e a raccontare la vita di tutti i giorni. La mamma Clelia Novella, la moglie Sara Darby e la figlia Bianca di appena 2 anni e mezzo, seduta in platea, hanno partecipato alla kermesse vigevanese Essere Donna Oggi. Sara Darby definisce la sua una famiglia normale ma con qualche difficoltà. Noi stiamo adesso vivendo una vita e stiamo imparando insieme a come affrontare diverse cose, però noi viviamo come tutti gli altri, giusto che c'è qualche differenza, però comunque andiamo avanti.
L'impatto per lei non è stato facile, avendo dovuto lasciare la sua vita negli Stati Uniti per venire a vivere con Luca in un piccolo paese, come Gravellona Lomellina, all'indomani dell'attentato. Quando sono arrivata ho detto, oddio, dove sono? Giusto perché non è il mio futuro, non è il mio ambiente. Per rivedere tutti i soldati alpini, tutta la famiglia di Luca vicino, che mi hanno anche accettato come famiglia da subito, quindi... è stato molto più facile da quel punto lì. Sara ha raccontato che proprio da Luca sono arrivate le forze per poter andare avanti. Secondo me noi non potevamo andare avanti senza uno dell'altro. Lui mi ha dato le forze, mi dà anche la forza ogni giorno, perché se no non so come potevo fare quello che faccio ogni giorno, e lui viceversa. La famiglia Barisonzi vive a Gravellona in una casa domotica costruita dagli alpini, dove tutto è approntato secondo le esigenze di Luca. L'appello che arriva sia dalla moglie Sara che dalla madre Clelia è perché in Italia si faccia di più per la rimozione delle barriere architettoniche. Le difficoltà che si incontrano nel nostro paese non esistono ad esempio negli Stati Uniti, dove la famiglia Barisonzi è stata in viaggio recentemente. Abbiamo fatto 35 giorni in America e non c'è stato un giorno che ci siamo detti, aspetta, vado a vedere se in quel posto tu puoi entrare, ci sono i servizi idonei, c'è il tavolo alto abbastanza, il letto alto abbastanza, mai. Quindi io mi aspetterei, non dico così, ma un po' di più, cioè poter fare un marciapiede e non andare di corsa uno di noi avanti per vedere se alla fine c'è una rampa per cui lui possa scendere o non ci sia un palo con un segnale che ti blocca il passaggio o che non ci sia uno scalino dove lui non possa entrare o un tavolo troppo basso dove lui non si possa mettere sotto con la carrozzina. Ci fermiamo per qualche istante, c'è l'ultimo break pubblicitario, ma torniamo veramente tra pochissimo. Eccoci rientrati in studio, siamo allo sport, partiranno giovedì i giochi mondiali Special Olympics ad Abu Dhabi, dedicati ovviamente agli atleti con disabilità, saranno 115 gli italiani a partecipare, tra loro c'è anche un vigevanese, Matteo Pelle, che gareggerà nell'atletica, vediamo. Giovedì 14 marzo si apriranno ad Abu Dhabi i Giochi Mondiali Special Olympics, il più grande evento sportivo e umanitario del 2019. Oltre 7.000 atleti con disabilità intellettive si sfideranno in 24 discipline sportive. La nazionale italiana è formata da 115 atleti, uno di questi è vigevanese. Si tratta di Matteo Pelle, 25 anni, tesserato per l'associazione sportiva I Quadrifogli. Matteo Pelle ha iniziato a disputare gare all'età di 12 anni, si cimenta in diverse discipline, ai mondiali di Abu Dhabi gareggerà nell'atletica, nei 100 metri, 200 metri e salto in lungo. Abu Dhabi è un avvenimento incredibile, pensare ai numeri e agli atleti e a quello che ci sarà come organizzazione in questi giochi mondiali, che sono i giochi più importanti per quanto riguarda la disabilità intellettiva a livello mondiale, ed è il momento più importante per quanto riguarda l'avvenimento più importante del 2019 a livello mondiale. Il fatto di dover partecipare a questi giochi è un avvenimento ed è un'occasione unica per i nostri atleti che andranno ad Abu Dhabi nel numero di 115. Qui ne ho vicino uno a cui voglio particolarmente bene, perché è un ragazzo che conosco ormai da parecchi anni e so che l'occasione che lui ha adesso di arrivare a un livello del genere penso che lo ricorderà per tutta la vita. Continuiamo a parlare di sport e disabilità. Il Comune di Pavia ha sottoscritto recentemente un protocollo di intesa con il Comitato Paralimpico Italiano che prevede finanziamenti e strutture gratuite per gli atleti. I risultati dei tanti progetti messi in campo sono stati illustrati in una conferenza stampa. Era mia intenzione raccontare alla città quello che questa amministrazione ha fatto rispetto a un tema importantissimo che è sport e disabilità. Come sapete l'amministrazione ha sottoscritto col CIP, il Comitato Italiano Paralimpico, un protocollo d'intesa in cui si prendevano alcune decisioni rispetto appunto alla sport e disabilità. Cose concrete, da una parte finanziare alcuni progetti relativi
a società che valorizzavano la disabilità con lo sport, dall'altro mettere a disposizione delle strutture gratuitamente per dare appunto spazio allo sport e alla disabilità. Abbiamo finanziato diversi progetti per quanto riguarda sport e disabilità con questo protocollo, 5, mi faceva estremamente piacere, oggi ne abbiamo raccontato uno in particolare che è appunto quando i ragazzi fanno gol, che evidenzia come appunto da una scelta politica, quella di finanziare appunto sport e disabilità, si arrivi poi a fatti concreti che cambiano la vita di ragazzi e delle famiglie. Quando i ragazzi fanno gol, appunto portato avanti dalla cooperativa Clubs e la società Athletic Pavia, evidenzia proprio questo, il finanziamento che il Comune dà a una società sportiva che si traduce in fatti concreti, cioè con il fatto che i ragazzi che giocano a calcio diventano più abili nel cambiarsi, nello stare assieme, a fare squadra, che imparano a correre. Credo che questo sia una buona pratica e da questo punto di vista il Comune, forte anche di questi successi, ha intenzione e continuerà a finanziare progetti di questo tipo. Voltiamo pagina, apre nel weekend Pavia Art, la fiera d'arte moderna e contemporanea Palazzo Esposizioni, una fiera che quest'anno prevede un importante evento collaterale, Note d'Arte, che vedrà la collaborazione di pittori e musicisti. Sentiamo. Allora, tutto nasce dalla mente malata di Giovanni Zucca, che è l'organizzazione di Pavia Arte Fiera già da qualche edizione, non mi ricordo più, 4 o 5. Allora, di dare un supporto, di creare, non dico qualcosa di spettacolare, ma insomma, da lì il nostro intento è di portare degli artisti, musicisti e viceversa. Perciò abbiamo invitato Ivan Cattaneo, Carlo Marrale, Alfredo Rapetti Mogol, che non canta ma è però un paroliere di grande fama. Poi scusa, Andy del Blue Vertigo. Poi ci sono noi due. Comunque abbiamo a che fare con la musica in ogni caso, perché Marco ha sempre lavorato con artisti, musicisti, ha sempre introdotto l'argomento musicale all'interno dei suoi lavori pop. Ed io altrettanto con le mie installazioni astratte inserisco comunque sempre l'idea della musica e delle note musicali in astratto. Ecco. A fare da tradunione, anzi da presentazione, questo avverrà come finissaggio della fiera le ore 5, qui, verso le 5 e le 6 di domenica 17, ci sarà questo critico di Torino che è Luca Beatrice, col quale io ho già fatto un paio di edizioni della Biennale, che in concomitanza è uscito con un libro, si chiama Canzoni d'amore, legato sia al tema dell'amore ma anche dei musicisti e degli artisti visivi. Perciò lui introdurrà il suo libro e presenterà gli autori che sono presenti. Tra gli altri autori, scusa, abbiamo anche dei pezzi di Dario Fo, che è sempre legato comunque allo spettacolo, certo, teatrale e musicale. Perciò, appuntamento... Sabato ore 5, no, domenica ore 5, ore qui, 17, Arte Fiera, Palazzo Esposizioni a Pavia. Vi aspettiamo. A Stradella il grande musicista Richard Galliano apre il Festival del Ridotto, un'occasione unica anche per tanti giovani musicisti arrivati in città per seguirlo e imparare i suoi virtuosismi. Vediamo. Lui è uno dei mostri sacri della fisarmonica, loro sono gli allievi della sua masterclass, giunti inoltre po' a Pavese da ogni parte d'Italia per incontrarlo e condividere un pezzetto della propria crescita professionale. Richard Galliano, il virtuoso che ha portato la fisa ai più alti livelli della musica mondiale, è tornato a Stradella in occasione dell'apertura del Festival del Ridotto, nella città che fu la patria, o meglio, come l'ha definita lui stesso, la Mecca di questo strumento. Lo abbiamo incontrato alla vigilia dei suoi impegni. Non so oggi com'è la produzione delle fisarmoniche, ma
A un tempo era la Mecca della fisarmonica qua, eh? Sì, veramente, sì, sì. Oltre al concerto, oggi è qui per tenere una masterclass. Cosa cercherà di trasmettere ai ragazzi? È un incontro, soprattutto. Non ci conosciamo con gli studenti. E soprattutto un incontro, e se io posso dare qualche consiglio, e anche prende per me il piacere di ascoltare, perché sovente ci sono dei giovani fisarmonici che sono veramente bene. Qual è il consiglio che dà un giovane che vuole avvicinarsi alla fisarmonica o più in generale alla musica? Beh, alla fisarmonica o altri strumenti, ho visto una frase di Béla Bartók, il compositore, che mi ha molto piaciuta, e che diceva la competizione è per il cavallo di corsa, non per i musicisti. E questo vuol dire che la competizione e la musica sono due cose differenti, e ci sono molti concorsi di fisarmonica, anche altri strumenti, c'è un primo, un secondo, e dopo nella vita non c'è un primo, un secondo, l'importanza è di avere una personalità. Nella sua carriera ha toccato quasi tutti i generi, dal jazz alla classica. Cosa c'è nel futuro di Richard Galliano? Anche io mi interessa tutta la musica, tutti i generi di musica, sono soprattutto melomane. Mi piace ascoltare, ho fatto tutte le cose che si può fare con la fisarmonica, il jazz, la musica tradizionale, tango, vals, canzone anche, perché la fisarmonica è un'orchestra, dunque non c'è limite con la fisarmonica, il limite è la persona che suona, abbiamo tutti i limiti. E mi è il piacere di fare la musica e di pensare soprattutto orchestra. Ha già pensato a una scaletta per il suo concerto? Non lo so, no, ho qualche composizione che io sono sempre, ma da solo voglio avere la libertà di scegliere, arrivando, sentire la gente, vedere il teatro. E prima di suonare non so qual sarà il primo brano, per esempio. Devo fare una sorpresa per me prima proprio, perché sennò sempre la ripetizione, se c'è l'ennuia si dice. L'ennui. L'importante è di avere vita e per me raccontare una storia alla gente. Voilà. A Galliano dunque è stato affidato il compito di aprire una nuova edizione del Festival del Ridotto, un denso calendario di eventi che vedrà la fisarmonica e la musica in genere diffondersi in vari luoghi del territorio, da quelli classici come appunto i teatri fino agli ospedali. È la seconda edizione del Festival, tante novità, tante curiosità. Partiamo alla grande adesso con Richard Galliano. Abbiamo quest'anno poi le due opere studio, nate proprio nell'ambito della nostra Accademia del Ridotto, quindi Rigoletto e Madama Butterfly. Abbiamo il vincitore Andreatta, il vincitore del primo concorso del Festival del Ridotto lo scorso anno. Abbiamo la seconda edizione del concorso, che già oggi, ad iscrizioni non ancora concluse, vedono più di un centinaio di persone da tutto il mondo, davvero, dagli Emirati Arabi, dalla Corea, dall'Europa, dal Giappone. Ecco, questo ha al centro la musica, la fisarmonica, ma non solo. In aggiunta ai corsi annuali organizziamo circa 30 masterclass all'anno, nel periodo primaverile, nel periodo invernale, con i docenti della nostra accademia, ma anche con tanti docenti ospiti. Uno di questi è Richard Galliano, il più famoso fisarmonicista del mondo, per quella che può essere il massimo della masterclass che si può proporre ad un fisarmonicista, questo pomeriggio a Ridotto, prima del concerto di questa sera.
È tutto per questa edizione, io vi ricordo l'appuntamento con Itinerari, questa sera il nostro direttore Stefano Calvi ci porta a Cecima e Ponte Nizza. Grazie ancora per averci seguito, come sempre una buona serata a tutti.